Ultima domenica prima delle elezioni, Giorgia Meloni arriva in Campania, precisamente a Caserta, la quarta provincia d'Italia con più richieste per il reddito di cittadinanza. Siamo sempre stati convinti dalla Giorgia Meloni perché ama l'Italia. Noi siamo patrioti. Ma cos'è che vi piace di più del suo programma? Tutto, tutto. È una persona coerente, è femmina, è donna, è mamma, è tutto. È una grande donna. La leader di Fratelli d'Italia parla per quasi un'ora tra gli applausi dei suoi sostenitori. Lavoro, immigrazione, Made in Italy. All'improvviso un gruppo di contestatori riaccende lo scontro politico. Lasciateli stare, stanno cercando questo. La sinistra vuole questo, vuole che ci siano degli incidenti per dire che noi siamo dei provocatori. Lasciateli stare. Se voi fate come me, che non ve li filate, poi stasera richiederò al ministro Lamorgese, che avevo già chiamato questa mattina, se si può fare una campagna elettorale così. Mi pare di capire, alla sesta manifestazione di fila, nella quale l'ordine pubblico fa entrare i contestatori, che si sta cercando un incidente. Perché non posso stare in questa piazza? Io qua lavoro in ospedale, sono un cittadino e pago le tasse e vengo qua senza parlare, in silenzio, e porto un volantino. Perché non posso? Quale diritto sto violando? Ma la Costituzione non sancisce il mio diritto. Gli attimi di tensione non rovinano la festa al popolo di Giorgia Meloni. Programma e partito sono sullo sfondo, ciò che conta è solo lei. Non ci dimentichiamo che la Meloni ha iniziato il suo percorso politico dai banchi delle scuole superiori e crediamo tutti quanti che sia un esempio per le giovani generazioni. Cosa mi piace? La sua coerenza, la sua forza, la sua sicurezza, la sua tenacia, non è mai, cioè, sempre detto la stessa cosa, diciamo, non è mai cambiata, mai. E l'Italia hanno poco ha fatto a pezzi. Dobbiamo ricucire un po' quest'Italia e speriamo che con la Meloni si ricuci quest'Italia e si finisce una volta per sempre.